sono arrivato neanch'io fino a 50 anni per terrorizzarmi di fronte a quattro sventurati che forse hanno intravisto un po' la gallina delle uova d'oro. Il signor Fausto Guerra è il proprietario di un agriturismo vicino Castel Arquato, nel Piacentino. Da giugno aveva stretto un patto con una società che aveva ricevuto dalla prefettura l'incarico di ospitare 25 immigrati. La prefettura ha pagato, ma il signor Guerra denuncia. Io ci ho rimesso. Questa che vedete alle mie spalle è la struttura del signor Fausto Guerra. Questa struttura ospita 25 persone che vengono tutte dall'Africa centrale e orientale. La prefettura ha affidato la convenzione alla Lia di Foggia, una società di logistica, non una cooperativa sociale, una SRL, non una Onlus. Dei 35 euro che dallo Stato arrivano a questo intermediario, lei quanto dovrebbe ricevere? Io dovrei ricevere 230 euro per tutti i 5 bilocali, comprese le spese, che più o meno incide per 1,60 euro ad immigrato. I conti sono presto fatti. La società incassa circa 26.000 euro al mese e ne paga poco più di 1.000 al proprietario della struttura. Tutte le spese di gestione, tutto il resto è guadagno. Un vero e proprio affare. E gli immigrati? Cosa manca in questa struttura? Acqua calda. E acqua calda finisce. Quante persone lavorano in questa struttura? Io ho notizie di due. Ho visto qua un turnover molto accelerato di mediatori culturali, di assistenti vari. A questo punto la domanda mi sorge spontanea. O la società ha dei problemi, oppure quello che viene incassato dalla prefettura prende altre strade. La Lia di Foggia respinge tutte le accuse. Abbiamo contattato il loro legale, che ha precisato: per guadagnarci qualcosa dovremo gestire almeno 50 immigrati. Con questa convenzione ci andremo quasi a perdere. Se usassi la stessa tempestività che usano loro, queste persone che fine farebbero? Un giorno mancherebbe la luce, un altro giorno l'acqua, cose inimmaginabili.